che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E con la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio di clemenza e misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e Dio, e di dar regna con te l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La casa che la dite è così e così, io tanto qua pure, io stesso invierò un'etera da riferire. Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 cicli d'oro e 10 mute di argento, portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: or bene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lettera. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché così mi liberare non la lettera. Naaman arrivò con lui e si fermò alla porta della Siria. Eliseo gli mandò un messaggero di lui: va, bagnati nel Giordano, il corpo ritornerà sano e sarai purificato. Ma si segnò se ne andò. Io pensavo, certo verrà fuori e stanno in vita, tornò con tutto il seguito
fenomeno e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga di Nazareth: in verità io vi dico, nessun profeta è detto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando ci ho chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandata via se non una vedova che sarebbe stata Sidone. C'erano molti prossimi Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Anna e Sidone. All'udire si alzarono e lo lasciarono fuori della città e lo condussero fino sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, e gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come il popolo è detto, noi attendiamo il Signore che deve venire a instaurare definitivamente il suo regno messianico. Con questo spirito preghiamo. Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Nell'acqua del battesimo siamo diventati figli di Dio, incorporati a Gesù Cristo. Fa, Signore, che prendiamo sempre più coscienza del dono che ci hai fatto, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu hai scelto il popolo di Israele tra tutte le nazioni, perché fosse depositario delle tue promesse. Fa che viva nella pace e nella libertà, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu sei vicino a ogni uomo, in particolare a coloro che sono nella prova. Conforta i malati, soprattutto coloro che soffrono di malattie gravi e incurabili. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi. Sostieni, o Signore, i missionari nella loro opera evangelizzatrice. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Spesso ci troviamo disorientati di fronte a tante proposte che provengono dalla società. Aiutaci, o Signore, a riporre in te la nostra fiducia e la nostra sete di verità e di pace. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per coloro delle nostre comunità,
Signore, che divina misericordia, custode degli uomini, compagno dei sofferenti e conforto degli infermi, nell'incertezza di questo tempo pieno di oscurità, noi ti preghiamo. Rivelaci nel tempo il senso e il segno, perché alla tua luce vediamo la luce. Tu, che ogni cosa hai creato, con ordine, misura e bellezza, ispiraci il sapiente timore e l'opera delle tue mani, e quando le nostre opere violentano la tua, ferisci con il rimorso la nostra coscienza e suscita in noi il ritorno a te con la penitenza. Signore di divina misericordia, Padre degli uomini, fratello dei sofferenti, amico degli infermi, nell'insicurezza di questo tempo, pieno di paura, noi ti supplichiamo, non abbandonarci nella tentazione. Tu che ti innalzi vittorioso sopra ogni morte e turbamento, mentre ogni sicurezza si sbriciola, rendi ferma la fede, e mentre l'angoscia ci arresta e il sospetto ci deforma, rimangono numerose speranze e carità. Signore di infinita misericordia, amante degli uomini, volto dei sofferenti e sostegno degli infermi, in questo e in ogni tempo noi ti invochiamo. Rendi gli anziani a darci amore, oltre ogni greca chiusura dei voli. Tu provvidenza amabile che reggi con sapienza l'universo, raccogli la preghiera della Chiesa, istruisci governanti, illumini i ricercatori, custodisci gli operatori sanitari, preserva i sani, soccorri i contagiati, liberaci da ogni male. A te, Signore di infinita misericordia, trinità d'amore e compassione, da tutta la terra sia gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, che la tua volontà abbiamo ricevuto in questo Padre, frutto della terra e dell'errore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua di bambino sia sempre della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della tua terra. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umile e gentile, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il benedetto di tutta la tua Santa Chiesa. Accetto Dio l'offerta che ti presentiamo, segno della nostra devozione, e trasformala per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con noi. E con il tuo spirito. In animo i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta innanzi a ogni te, Padre onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della credenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio nostro Salvatore. E noi unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete il vino. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, la tua presenza e ti rendiamo grazie che avessi ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo in mente nella comunione del corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ausiliaria e tutto l'ordine sacerdotale. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo qui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Create gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermemente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Nessuno fu israelito fra i molti leprosi di Israele, ma solo Naaman il Siro. Preghiamo. Questa partecipazione al tuo sacramento ci purifichi, Signore, e ci accoglie insieme nella tua unità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera al Signore. Grazie, o Maria, di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato a Gesù. La tua visita ci colma di gioia. Donaci la grazia di accoglierti con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. La tua scuola vogliamo imparare a pregare e a parlare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e la nostra guida. Vienici stretti a te, occhi con tuo mano, e riferici agli assalti del nemico. Resta con noi, concedici per scoprire la bellezza del giorno del Signore. Il momento di